L'ultimo appello di Napolitano per risolvere lo stallo. Il capo dello Stato smentisce le voci di dimissioni e afferma che eserciterà fino all'ultimo il suo mandato. Ascolterò due gruppi ristretti, ha detto. I nomi saranno fatti nel pomeriggio. Legittimato il governo Monti, che dice il capo dello Stato è elemento di certezza. Ieri a provocare lo stallo la serie di veti incrociati, il PDL ha rilanciato le grandi intese, il Partito Democratico ha ribadito il no al governissimo e ha annunciato il pieno sostegno a qualunque iniziativa del Presidente. Totale la chiusura dei grillini che vogliono un governo a 5 Stelle. La crisi cambia la Pasqua degli italiani, crollano le partenze e anche i pranzi fuori casa per mancanza di soldi, secondo Federalberghi, e c'è il rischio che l'economia turistica torni ai livelli del dopoguerra. A Milano, commosso omaggio a Enzo Iannacci, morto ieri a 77 anni, il cantautore poeta era malato di cancro. Per decenni ha composto musiche e canzoni con ironia, genialità e malinconia. 50 anni di carriera fuori dagli schemi insieme ad artisti come Dario Fo, Giorgio Gaber e Celentano, scanditi da canzoni come quelli che Vengo anch'io, Ci vuole orecchio. Dopo la pausa per la nazionale torna la Serie A, le sfide tutte oggi pomeriggio, tranne Chievo-Milan alle 18 e Torino-Napoli in serata. Il clou alla Almeazza, dove l'Inter cerca di frenare la corsa della Juventus senza Vucinic verso lo scudetto. Stramaccioni ci crede e ce la vogliamo giocare. Buongiorno, buongiorno e benvenuti al telegiornale della Sette. Naturalmente apriamo con le parole di Giorgio Napolitano, che poco fa dal Quirinale ha detto come intende procedere. Ce lo facciamo dire subito da Alessandra Zardoni, che è collegata in diretta dal Quirinale. Buongiorno Alessandra. Buongiorno a tutti, buongiorno Adriana. Allora, innanzitutto c'è da dire che Napolitano ha smentito le voci, non ha smentito le voci di dimissioni, ha detto che ci ha pensato ma che ha deciso di restare. Resterò fino all'ultimo giorno, queste sono state le sue parole che vi facciamo sentire subito e poi naturalmente vi racconteremo quali sono gli sviluppi e qual è la situazione. Ma subito le parole di Giorgio Napolitano. Gli incontri svoltisi in Quirinale nella giornata di ieri con i rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento mi hanno permesso di accertare la persistenza di posizioni nettamente diverse rispetto alle possibili soluzioni da dare al problema della formazione del nuovo governo. Tuttavia, non può sfuggire agli italiani e all'opinione internazionale che un elemento di concreta certezza nell'attuale situazione del nostro Paese è rappresentato dalla operatività del governo tuttora in carica, benché dimissionario e peraltro non sfiduciato dal Parlamento. Esso ha annunciato e sta per adottare provvedimenti urgenti per l'economia, d'intesa con le istituzioni europee e con l'essenziale contributo del nuovo Parlamento attraverso i lavori della Commissione speciale presieduta dall'onorevole Giorgetti. Nella prospettiva ormai ravvicinata dell'elezione del nuovo capo dello Stato, che mi auguro veda un'ampia intesa tra le forze politiche, sono giunto alla conclusione che, pur essendo ormai assai limitate le mie possibilità di ulteriore iniziativa sul tema della formazione del governo, posso fino all'ultimo giorno concorrere almeno a creare condizioni più favorevoli allo scopo di sbloccare una situazione politica irrigidita tra posizioni inconciliabili. In questo senso mi accingo a chiedere a due gruppi ristretti di personalità tra loro diverse per collocazione e per competenze di formulare su essenziali temi di carattere istituzionale e di carattere economico, sociale ed europeo, precise proposte programmatiche che possano divenire in varie forme oggetto di condivisione da parte delle forze politiche. Continuo dunque a esercitare fino all'ultimo giorno il mio mandato, come il senso dell'interesse nazionale mi suggerisce, non nascondendo al Paese le difficoltà che sto ancora incontrando, e ribadendo operosamente la mia fiducia
nella possibilità di responsabile superamento del momento cruciale che l'Italia attraversa. Ecco Alessandra, siamo davanti ad una situazione irrituale. Sì, sicuramente una situazione irrituale, però abbiamo alcuni punti fermi, adesso ascoltate le parole di Napolitano, ovvero che resterà in carica intanto il governo Monti per gli affari correnti, che Napolitano tenterà di metterà in piedi questi due gruppi di lavoro, questa specie di camera di compensazione o qualcuno dice una specie di nuovo governo, di embrione del nuovo governo, comunque un luogo dove forze politiche che non si parlano, come abbiamo visto con lo stallo che c'è, invece possano sperimentare un dialogo su temi concreti. I nomi potrebbero, lo ha aggiunto poi Napolitano dopo le parole che avete sentito, i nomi potrebbero essere, anzi saranno resi noti già nel pomeriggio di oggi, dopodiché lui resta in carica. Quello che anche è da segnalare è che potrebbe determinarsi però, perché lui proverà nel frattempo a creare le condizioni per costituire un nuovo governo, però ha fatto anche capire che questa operazione è difficile, quindi si potrebbero creare le condizioni che alcune forze politiche, in particolare il centrodestra, il PDL, ma anche parte del PD auspicava, e cioè di arrivare prima all'elezione del nuovo capo dello Stato e poi alla formazione del nuovo governo. Quindi i tempi sono diversi, il dato saliente naturalmente è che non si dimette e che resta qui, resta lui al suo posto, Napolitano. Insomma, naturalmente adesso la parola alle forze politiche, ai primi commenti. I primi commenti che sono arrivati, rimbalzati qui al Quirinale, sono quelli di Paolo Gentiloni del Partito Democratico, che era entusiasta di questa decisione di Napolitano, e così pure Sandro Bondi del Popolo della Libertà. E c'è anche da citare un commento del professor Becchi, il punto di riferimento costituzionalista grillino, che dice: questa è viva, questa è la soluzione che tutto sommato che caldeggiavo io, perché lui caldeggiava la prorogatio di Monti. In realtà questa è una situazione un pochino diversa. Resta un altro punto da chiarire: Bersani, naturalmente Bersani, che attualmente è preincaricato, congelato, o se invece il suo tentativo ha avuto una archiviazione ufficiale. Questa archiviazione ufficiale per ora da qui non è arrivata, insomma. Grazie Alessandra, buon lavoro. Allora, in attesa di conoscere questo pomeriggio i nomi dei componenti di questi due distinti gruppi di lavoro, forse embrione di governo, vediamo come siamo arrivati a questo punto, quali sono le posizioni nelle principali forze di partito, le forze politiche. Il venerdì nero della politica si è concluso ieri sera alle 8 con un nulla di fatto per la formazione del governo e l'annuncio del presidente Napolitano di volersi prendere una pausa di riflessione. Al termine dell'ennesima giornata di consultazioni, questa volta con il capo dello Stato, i partiti non hanno infatti spostato di un millimetro le loro posizioni. PDL e Lega hanno ribadito il loro no a governi tecnici o istituzionali, mentre si sono detti pronti a sostenere un esecutivo politico di larghe intese anche a guida Bersani, purché non vengano esclusi dalla scelta del nuovo inquilino del Quirinale. Se poi la partita a governo Colle non dovesse giocarsi, allora il PDL è pronto a tornare al voto. Il PD invece continua a bocciare il governissimo proposto da Berlusconi, un no ribadito anche ieri sera da Enrico Letta dopo il colloquio con il presidente. Con rammarico abbiamo ascoltato i troppi no pronunciati in questi giorni, compresi quelli al governo istituzionale del presidente. Buonasera. E quelli detti a Bersani, che rischiano di negare la possibilità che il cambiamento possa effettivamente avvenire, ha detto il vice segretario del PD, mandando su tutte le furie Angelino Alfano, che è partito al contrattacco. Il tentativo del PD di caricare su altri responsabilità che sono tutte e solo sue, ha osservato in una nota il segretario del PDL, è un'ulteriore prova della mancanza di visione e di sensibilità all'interesse nazionale di Bersani, del suo partito e dei suoi alleati. A questo punto la responsabilità ricade unicamente e storicamente sul PD, ha spiegato Alfano, che ha concluso: ci rimettiamo con fiducia alle valutazioni di Napolitano, allineandosi almeno su questo con la posizione del PD, che, come ha dichiarato ieri sera sempre Enrico Letta, non farà mancare il proprio supporto responsabile alle decisioni che prenderà il capo dello Stato. E se il PD apre anche ad un governo del Presidente, dal Movimento 5 Stelle arriva il no totale su tutto. Sebbene dopo il colloquio con Napolitano, ieri il capogruppo al Senato Crimi aveva lasciato trasparire una certa disponibilità ad eventuali esecutivi pseudotecnici. Apertura smentita immediatamente da Beppe Grillo, che ha negato ogni possibilità di fiducia, tornando a sparare a zero contro tutto e tutti, contro i politici,
contro il PD, contro la stampa e proponendo la sua ricetta per risolvere la crisi, andare in Parlamento ed abolire con una semplice votazione il Porcellum e tornare così alla vecchia legge elettorale. Un'incertezza politica che aggrava negli italiani la percezione della crisi economica. Non bastano le vacanze pasquali per risollevare il morale. Tutte le associazioni, da Federalberghi a Federconsumatori, sono infatti d'accordo nel descrivere una situazione, un crollo delle partenze e dei consumi, sia per quanto riguarda la spesa che è sempre più ristretta. Poi anche i ristoranti sono disertati, insomma un clima da dopoguerra. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, ma sempre e solo, ormai tra le mura domestiche. In tempi di crisi, infatti, non si parte. Da alberghi e luoghi di villeggiatura, infatti, arrivano cattive notizie. A darcele gli ultimi dati di Federalberghi, secondo i quali le partenze subiranno un calo del 14% rispetto al 2012, che peraltro non verrà certo ricordata come un'annata di spese superflue. Ecco allora che non appare azzardato l'allarme lanciato dagli albergatori, che parlano di crisi epocale, di turismo ai livelli del dopoguerra e di migliaia di esercizi a rischio chiusura nei prossimi mesi, semivuoti gli alberghi così come i ristoranti, tanto che la stragrande maggioranza degli italiani, l'80%, domani resterà a casa. Stime stavolta della Confederazione Italiana Agricoltori, che sottolinea come il menù casalingo costerà intorno agli 80 euro a famiglia. Economia anche sui dolci tradizionali, colombe e uova di cioccolata, i cui acquisti hanno subito un calo del 10%, rimpiazzati da quelli fatti in casa, con un risparmio di circa il 40% sul prodotto industriale. Una crisi dei consumi che non risparmia niente. Anche la moda eccellenza del Made in Italy viene abbandonata dagli italiani, che acquistano sempre meno capi di abbigliamento e calzature. Dopo una flessione di spesa del 10,2% nel 2012, Fismo Confesercenti prevede un'ulteriore contrazione pari al 5% in questo 2013, che non pare certo destinato a portarci fuori dal tunnel. In più, su quasi 15.000 piccole e medie imprese destinate a chiudere i battenti nel primo trimestre dell'anno in corso, circa una su tre sarà un'azienda attiva nella distribuzione moda. Del resto, se, e questa volta a dircelo è la CGIL, la spesa per l'abitazione è diventata insostenibile per circa 3 milioni di famiglie, e se tra queste 300.000 rischiano di perdere la casa, è evidente come spendere in altri settori per molti italiani sia diventato un vero e proprio lusso, come testimoniano anche i dati sull'inflazione diffusi ieri dall'Istat. Il costo della vita infatti continua a rallentare, meno 1,7% a marzo 2013, sulla scia di una drammatica crisi dei consumi, così come anche i prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza, il cosiddetto carrello della spesa, che a marzo è rincarato del 2% contro il 2,4% di febbraio, siamo ai minimi da settembre 2010, segno inconfutabile che ormai gli italiani sono costretti a fare economia anche sui prodotti di prima necessità. Una crisi che naturalmente non riguarda solo l'Italia, ma l'intera Eurozona, che si prende una pausa di qualche giorno in attesa della riapertura delle borse martedì, un'attesa che è ancora più importante per l'Italia in questo clima di incertezza e di instabilità politica. Poi c'è Cipro, dove è stato ufficialmente stabilito al 37,5% stabilita la percentuale dell'esborso forzoso imposto dalla Troica a tutti coloro che hanno un conto corrente superiore ai 100.000 euro, uno scenario che spaventa anche gli altri paesi dell'Unione. Non c'è assolutamente ragione di pensare all'Italia come a una nuova Cipro, caso unico, modello irripetibile. A rassicurare noi e l'Europa su possibili duplicazioni del piano di salvataggio messo a punto per Cipro è una voce autorevole. Il ministro delle finanze tedesco Schäuble spiega che i conti dell'Eurozona sono in ordine e che l'euro è una moneta più sicura di 3 anni fa. Schäuble smentisce così il presidente dell'Eurogruppo, l'olandese Dijsselbloem, che non più tardi di qualche giorno fa aveva parlato del piano Cipro, il primo che ha previsto un prelievo forzoso sui conti correnti bancari, come di un possibile modello per altre crisi. Sull'isola intanto si cominciano a svelare i dettagli della manovra sui conti della Banca di Cipro. I depositi superiori a 100.000 euro infatti subiranno un prelievo del 37,5% che sarà convertito in azioni della banca. Ma non basta, perché una parte della somma rimanente non darà interessi e solo il 40% continuerà a fruttare, ma solo in caso di buon andamento dei conti della banca. Insomma, un vero e proprio salasso che dovrebbe portare nelle casse pubbliche dell'isola 6 miliardi di euro necessari a ottenere il prestito di 10 miliardi di euro dall'Unione Europea.
Non abbiamo intenzione di lasciare l'euro, ha rassicurato il presidente cipriota Anastasiades, in carica da un mese, che però ha duramente criticato l'eurozona per aver trasformato il paese in un esperimento. Esperimento irripetibile, assicura adesso Schäuble, ma le preoccupazioni per i paesi dell'eurozona in difficoltà rimangono. Preoccupazioni che rimbalzano sui mercati e non a caso Piazza Affari chiude il primo trimestre del 2013 come il peggior listino in Europa. Da inizio anno ha perso quasi 6 punti, Parigi e Francoforte hanno invece guadagnato oltre 2 punti. Lo spread poi in 2 mesi è risalito di 100 punti, dai 249 del 25 gennaio ai 346 di giovedì. E adesso si guarda a martedì 2 aprile, giorno di riapertura dei mercati, con grande apprensione. Se lo stallo politico dovesse protrarsi fino ad allora, le probabilità di andare incontro a un vero e proprio tracollo sono alte. E a quel punto per l'Italia si aprirebbe uno scenario finanziario peggiore di quello attuale, che potrebbe portare a un intervento dall'esterno, cosa che nessuno si augura, nemmeno chi, Banca Centrale, Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale, dovrebbe intervenire. Passiamo alle festività pasquali con ancora negli occhi le immagini della prima Via Crucis di Papa Francesco. Ieri al Colosseo il mondo cattolico appunto si appresta a festeggiare la Pasqua, mentre oggi nel Duomo di Torino c'è l'ostensione della sindone. Papa Francesco ha preparato un videomessaggio che sarà diffuso questo pomeriggio in contemporanea all'ostensione della sindone. Lo ha annunciato l'arcivescovo di Torino Nosiglia. All'interno del Duomo di Torino saranno presenti solo circa 300 malati, ma le immagini del lenzuolo che secondo la tradizione cristiana avvolse il corpo di Cristo crocefisso verranno diffuse questa volta anche via web. Stasera poi Bergoglio in Vaticano celebrerà la sua prima veglia pasquale e amministrerà i sacramenti a 4 ragazzi. Ieri, venerdì santo, il Papa aveva assistito alla sua prima Via Crucis dal Colle Palatino di fronte al Colosseo. Dio non è rimasto in silenzio di fronte al male del mondo, ha detto Francesco. La sua risposta è stata la croce, che vuol dire misericordia, amore e perdono. Così anche i cristiani sono chiamati a rispondere al male con il bene. Il Medio Oriente, la terra di Gesù, con la sua ricchezza spirituale e le sue tragedie, è stato il grande protagonista di questa notte di preghiera. Le meditazioni erano state composte da un gruppo di giovani libanesi e il Libano il Papa ha citato come esempio di convivenza tra musulmani e cristiani. Quando il Papa Benedetto è andato in Libano, ha detto Bergoglio, abbiamo visto la bellezza e la forza della comunione dei cristiani di quella terra e dell'amicizia di tanti fratelli musulmani e di molti altri. È stato un segno per il Medio Oriente e per il mondo intero, un segno di speranza. Come sempre Bergoglio non rinuncia a citare il suo predecessore che resterà accanto a lui in Vaticano. Sono state smentite infatti le voci che volevano Josef Ratzinger in partenza per la Germania. Il Papa emerito sta solo aspettando, come era stato detto fin dal primo momento, che terminino i lavori di ristrutturazione del piccolo monastero della Mater Ecclesia per trasferirsi da Castel Gandolfo all'ombra di San Pietro. Ecco, adesso torniamo alla notizia del giorno, che sono le parole di Giorgio Napolitano per uscire dallo stallo. Vediamo quali sono le prime reazioni, parole, lo ricordiamo, di Napolitano pronunciate poco fa in diretta dal Quirinale, in cui Napolitano innanzitutto ha detto di non dimettersi, di proseguire nel suo incarico, e lo ha ripetuto più volte fino all'ultimo giorno, per creare due gruppi di lavoro distinti e diversi, formati da diverse personalità, per presentare proposte programmatiche e politiche su temi di interesse nazionale, politico ed economico ed anche europeo, ha detto Napolitano, per poi appunto procedere alla formazione di un nuovo governo, anche se appunto Napolitano ha voluto rassicurare tutti, il governo in questo momento c'è ed è il governo di Mario Monti, che è stato così legittimato. Le reazioni arrivano di minuto in minuto, c'è quella di Gentiloni del Partito Democratico che dice che l'Italia è in buone mani, la decisione di Napolitano tranquillizza il Paese, così come il PDL, il coordinatore del PDL Bondi, che dice Napolitano è un punto di riferimento saldo e affidabile, dunque reazioni coerenti l'una con l'altra. Poi vedo qui ancora c'è Nencini del PSI che dice abbiamo un Presidente della Repubblica totalmente impegnato nella risoluzione di una delle crisi più terribili della Repubblica Italiana, senso di responsabilità che guida il Capo dello Stato e sia fatto proprio anche dalle forze politiche, dunque un appello alle forze politiche.
Andiamo avanti con un'altra notizia, ed è purtroppo la morte di Enzo Iannacci, che sta continuando a commuovere Milano e l'Italia intera. L'artista, il cantautore, il poeta, il medico, sono tante le definizioni che si possono dare di questa persona, che era innanzitutto molto umana. Aveva 77 anni ed era malato da tempo. Pace vai palo nella banda dell'Ortiga, pace vai palo perché le lanzo meste. Enzo Iannacci, un visionario del reale, per farci vedere quel che a prima vista non si vede o forse non vogliamo vedere, ma che esiste. Il palo della banda dell'Ortica, che è Guercio, ma quello è il suo mestiere, il soldato Nencini, analfabeta e anche terrone, il cane con i capelli, Giovanni, il telegrafista dal cuore urgente, il barbone con le scarpe di tennis, Veronica, che amava la musica sinfonica ma suonava l'armonica, il tassista col fratellastro biondo, senza scrupoli, e poi lui, quello che voleva sempre andare, ma nessuno voleva. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Quella canzone a Iannacci dette il successo, perché il successo succede e successe anche a lui, che non lo aveva mai rincorso, con una canzone orecchiabile in pieno clima 68, di cui forse non ci si preoccupava nemmeno di capire troppo il senso, l'esclusione sociale. Nella Milano degli artisti, degli immigrati e delle trattorie diventate cabaret di successo, come il Derby per esempio, e ora anche quella della Clinica, dove è allestita la Camera Ardente, Iannacci ha cantato per anni gli esclusi, disoccupati, partigiani fucilati, assassini, perfino, o anche chi va a Roma per incontrare a tutti i costi il Papa, come lui stesso fece nel film di Marco Ferreri, L'Udienza. Ha reso dignità umana a personaggi cui non si poteva che voler bene, facendoci ridere o piangere, facendo diventare straordinario l'ordinario e ordinario lo straordinario, sempre con estro e leggerezza. Per fare certe cose ci vale orecchio. L'orecchio Iannacci ce l'ho avuto, e come, e con lui tutto un gruppo di amici, da Gaber a Cochi e Renato, capaci di inventare cose così surreali che riviste oggi continuano a stupire per capacità di azzardo e senso dello spirito. Uno spirito di cui ci ritroviamo ora tutti, per una volta sì, senza allegria, davvero orfani. Adesso il calcio, tra meno di un'ora il campionato giocherà il suo turno pasquale. Tra le sfide in programma, obiettivi puntati sulla sfida che si giocherà allo stadio Meazza tra Inter e Juventus. Torna a regalarci un campionato dagli antichi sapori, quello in cui si giocava tutti al pomeriggio. Dunque niente luce a San Siro per il big match tra Inter e Juventus, che non vale certo lo scudetto per via dei 18 punti in classifica che dividono le due squadre. I bianconeri, dall'alto del loro vantaggio sulle inseguitrici Napoli e Milan, possono gestire senza ansia il prezioso bottino, in vista della sfida in Champions League che martedì prossimo li vedrà di fronte ai temibilissimi tedeschi del Bayern Monaco. Ad accendere la vigilia, le dichiarazioni di Antonio Conte circa un suo possibile futuro lontano da Torino. Dovessi allenare il Milan e l'Inter, Conte sarebbe lo stesso. Forse a qualcuno non è chiara sta cosa. Diventare il primo tifoso del Milan, diventare il primo tifoso dell'Inter, della Roma, del Lazio. Parole rimbalzate nel ritiro interista di Appiano Gentile, con Andrea Stramaccioni che, dopo il successo dell'andata che pose fine all'inviolabilità dello Juventus Stadium, tenterà il bis con l'aiuto del terreno amico. Quanto al suo futuro, spera nella fiducia accordatagli dal presidente Moratti, ma lui, tra le possibili soluzioni, non vede certo quella di sedere sulla panchina bianconera. Risulta difficile immaginarmi sulla panchina della Juventus, poi sicuramente magari dopo l'Inter, se fra 4, 5, 6 anni andrò via, magari un'altra panchina, dai, non proprio quella. Pronto ad approfittare di eventuali passi falsi juventini è il Milan, che alle 18.30 andrà a far visita a quel Chievo che sul proprio terreno ha già mietuto vittime illustri. Tra queste il Napoli, che alle 21 nella trasferta di Torino cercherà di difendere il secondo posto in classifica proprio dall'assalto dei rossoneri. Impresa titanica, secondo il tecnico Mazzarri, depauperato in settimana dell'intera rosa causa gli impegni delle rispettive nazionali. E con Edinson Cavani, che molti già danno alle Real Madrid nella prossima stagione, rientrato alla base soltanto ieri pomeriggio. Devo capire qual è l'ultima sensazione, spero di azzeccarla, di mandare in campo quelli più idonei per questa partita, e poi ci aggiorneremo alla fine. Che ti devo dire? Questa è la realtà.
Adesso una breve pausa pubblicitaria, al ritorno in studio torneremo a parlare della notizia del giorno, delle parole di Giorgio Napolitano e delle reazioni che ci sono state finora da parte dei partiti. Bentornati in studio. Allora, prima di salutarci torniamo sulla notizia del giorno, ovvero su quello che ha scelto di fare Giorgio Napolitano per tentare di fare uscire l'Italia dallo stallo, dalla crisi politica, dall'incertezza politica. Napolitano innanzitutto ha detto di non volersi dimettere, spazzando via quindi tutte queste voci che si erano diffuse su sue possibili dimissioni per far spazio ad un altro presidente. Per andare ad elezioni anticipate, Napolitano ha detto più volte che intende mantenere il suo incarico fino all'ultimo giorno e poi ha detto di volere creare due diversi gruppi di lavoro, forse embrioni di governo, due gruppi di lavoro che già si riuniranno martedì e avranno carattere politico istituzionale e anche economico ed europeo e si riuniranno appunto già martedì prossimo, prepareranno un rapporto che verrà presentato o a Napolitano o al presidente che verrà eventualmente dopo di lui e il loro lavoro potrà anche essere una sorta di base, lo abbiamo detto, programmatica per il nuovo governo e grande è l'attesa di conoscere i nomi dei componenti di questi due gruppi di lavoro, nomi che ha detto Napolitano saranno diffusi questo pomeriggio. Continuano a susseguirsi le reazioni della politica, dei partiti, sono reazioni coerenti l'una con l'altra, reazioni positive che lodano la scelta di responsabilità del capo dello Stato, di Giorgio Napolitano, vi abbiamo detto di Gentiloni, ma è arrivata anche la reazione di Scelta Civica che dice perfetta condivisione della scelta del capo dello Stato perché costituisce una continuità della presidenza della Repubblica. Finiamo qui, diamo subito la linea a TG Cronache dove saranno approfonditi molti altri argomenti. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.